Allora sì, muro per muro, cioè nel senso che appunto come dicevo prima, il fatto noi credevamo. Poi avevamo deciso con Ippolita di fare un adattamento delle operette morali e lavoravamo a questo adattamento. Eravamo in, nelle Marche, a Pesaro, dove più volte mi sono trovato per mettere in scena le opere di Rossini, di cui si potrebbe parlare di Rossini e del rapporto tra Rossini e Leopardi, ma non lo faremo. Comunque eravamo lì e a un certo punto ci siamo detti andiamo a Recanati, cioè stiamo lavorando su Leopardi, siamo nelle Marche, andiamo in pellegrinaggio a Recanati. Ecco, è chiaro appunto per come dicevo prima di me, di come lavoro come regista eccetera, quando sono arrivato a Recanati appunto cioè, mi hanno parlato i muri, cioè Recanati è una cittadina intanto rimasta intatta, cioè quindi come era il tempo di Leopardi così è, e chiaramente tutto io vedevo di Leopardi, quello che conoscevo, cioè poiché Leopardi è uno scrittore, un poeta estremamente realista, questa è una cosa che non va, perché è una cosa che non si dice mai, cioè l'infinito è la poesia più siderale che sia mai stata concepita, ma in realtà è una fotografia precisissima in cui lui ti dice esattamente dove sta, cos'è il suo rapporto con la siepe, cioè è un'immagine esatta di un luogo e di una situazione, dalla quale poi naturalmente scaturisce una visionarietà siderale appunto, però diciamo questa, quindi questo rapporto con i luoghi di Leopardi è fortissimo, non c'è una cosa scritta da Leopardi, intanto che non sia autobiografica, che siano poesie, che sia qualunque cosa scrive, Leopardi scrive sempre dell'esperienza di sé, quindi questa esperienza di sé è sempre rintracciabile, a Recanati ti viene incontro in una maniera fortissima, ti vengono incontro i muri, gli spazi, per non parlare della biblioteca. La famiglia Leopardi è stata importantissima per noi, che ci ha consentito di girare nella biblioteca, cioè nella loro casa, e chiaramente questa, io vedevo i muri di Recanati con quei mattoni disposti così, e poi tutti i libri nella biblioteca, altri mattoni così, tutti, cioè, quindi proprio come una specie di un racconto di Borges. Questi muri e questi muri di libri, cioè chiaramente senti la bellezza del posto, ma senti anche la prigione, che è quella in cui, e chiaramente è una prigione che lui vedeva come prigione, ma che di fatto era una prigione. Allora il film nasce da lì, quindi diciamo, non, visto che mi chiede dell'esperienza personale, nasce dall'esperienza personale di essere andato in gita da Recanati e di essere, io pensavo di trovare la classica cittadina italiana con tutte le insegne di pizzerie, di cose eccetera, invece trovo questo luogo incantato ancora, no? Quindi questo incanto immediatamente si è fatto desiderio di cinema, e appunto nel rapporto con i luoghi.